Allora, vari. Sto cominciando a pentirmi di aver chiamato Ghiormino. Sì, esatto. Allora, vabbè, non. Vabbè, intanto parlo. Allora, ciao a tutti. Mentre Aldo cerca delle informazioni su delle cose che volevamo parlare. Allora, innanzitutto siamo qua al Festival della Magia Internazionale di San Marino. Finora un'esperienza molto, molto interessante, molto piacevole l'ambiente, la struttura comunque fantastica, il Cursal. Il mago Gabriele Merli, un ottimo ospite. Assolutamente no, non si può dire niente, fantastico, organizzazione fantastica. Ieri sera è andato in scena il trofeo Orzilli. Trofeo Orzilli, com'è andato? Come l'avete visto voi ieri sera? Inizio io, perché comunque allora diciamo che c'erano secondo me due grosse fasce della gente comunque che aveva una discreta preparazione e della gente invece che sembrava abbastanza improvvisata. Cioè, il mio dubbio è semplicemente quello di farsi vedere da uno bravo, che sembra una battuta, però certi numeri uno dovrebbe farli guardare, farli vedere da una terza persona che sia abbastanza sincera comunque da, assolutamente, certo, da dire le cose fuori dai denti. Dico bene, Aldo? Tu come l'hai visto? Diciamo sono state premiate tre persone. Uno che ha vinto il trofeo Arzilli, che era Maxim. Che ha vinto il premio Arzilli. Altri due che sono stati premiati, che sono gli stessi che avrei premiato io. Sì. Il nuovo che è venuto della scuola di Torino. Che Nicolò, mi sfugge il cognome, Nicolò Fontana. Che ha fatto un bel numero, si vede dietro che c'è un ragionamento. Sì. Tutto quello che mi ha emozionato di più in assoluto ieri sera, per quanto io magari non sia una. La firma di Tiziano Berardi, sì. Ma straordinario. Sì, tutto quello che hai detto prima non vale per Nicolò. Sì, no, che è della seconda fascia. No. E poi c'è questa ragazza nuova che ha fatto il. Sì. Che non ho mai visto. Margot, mai vista. Bravissima, sì. Beh, proprio brava. Sì. Anche a me è piaciuto molto. Una palla volante che raramente si vede. Secondo me l'unica cosa che le manca è una giustificazione di quella progressione degli effetti. È stato i primi due passaggi, secondo me, sono stati molto belli, anche il piedistallo che diventava corda, no? È stato interessante come scelta, e anche la corda che poi tornava a posto. Sì. Però appunto, secondo me, la transizione tra la palla zombie e la palla volante poteva esserci qualcosa di più. Secondo me, io poi sono uno spettatore, non sono un tecnico. Ah, prendiamo il bello. Però molto bravo, effetti classici, comunque anelli, cordanello, poi cosa ha fatto anche? Cordanello, gli anelli, la palla zombie e poi ha fatto la palla volante. Sì, palla volante, molto carina anche il fatto di depositare appunto queste varie palle zombie sul portale, su questo portone carino della sua scenografia, molto carino. Poi a me personalmente è una delle performance che mi sono piaciute. Sì. Alcune erano un po' seriose, no? Un po' troppo serie. Non lo so, io mi astengo dal commentare perché voglio dire, amo e faccio un tipo di magia o comunque cose differenti, quindi non ho nemmeno la competenza, per questo che se vogliamo parlare di questo, di sicuro Ghiormino è molto più competente, io non. Sai, è il più informale, il più completo, assolutamente. No, io devo essere sincero, mi dà fastidio giudicare le persone. Sì. Io ho un'ammirazione. No, ma noi giudichiamo l'act, non la persona. Sì, esatto. Io ancora. Hanno tutti un coraggio e una bravura da salire su un palco così in un'occasione del genere. Anche perché poi la giuria era di altissimo livello, c'era Domenico Dante, Peter Ding, tutta gente comunque del FISM, no? Il direttivo del FISM. Sì, quindi sì, insomma, un'ammirazione che non finisce più per questi ragazzi che vanno. Io stesso faccio ancora concorsi e c'è questa gioia. Ieri ero andato dietro il palco e dietro il sipario. E mi ero messo nei panni di quel ragazzino, il primo che si è esibito, ragazzino di Venezia, l'astronauta. Interessante. E pensavo.
all'emozione che stava provando lui, che da un momento all'altro si apriva quel sipario e lui avrebbe fatto un salto nel vuoto, come da un aereo, ti butti e ti trovi in un altro mondo. E non sai se hai il paracadute. E non sai se hai il paracadute, esatto. Ti è andato uno zaino, ma lo sai. Esatto. Sì, perché poi sono sempre tanti piccoli effetti che speri sempre che vadano tutti a buon fine. Sì. Come quel kabuki che non è esploso, no, il carico. Purtroppo sì, ci sono stati un po' di inconvenienti tecnici, però fa parte del gioco, no? Sì. E anche poi secondo me anche la pressione di giocarti tutto, non essendo uno spettacolo che magari lo rifai, questo qui, e ti giochi tutto in quei 10 minuti. Assolutamente, sì. E magari la stai studiando da un po'. E invece San Marino, tu sei un habitué? Sì, è qualche anno che vengo, che do una mano anche al club per organizzare il congresso. È veramente... Ma il club è qua o è sotto Rimini? Il club no, San Marino. Proprio in San Marino. Il club di San Marino, ok. Vabbè, faccio vedere una cosa. Questa è l'app, non è proprio l'app, è il WhatsApp del congresso. Sì, noi ci teniamo in comunicazione, è il primo anno che facciamo questa cosa. Ci mandiamo i messaggi per WhatsApp, quindi devo tenere sempre WhatsApp acceso. E ci mandano in continuazione o gli aggiornamenti, anche gli aggiornamenti al momento, cioè, quindi adesso leggo l'ultimo giusto per dire ok, evacuate l'edificio incendio in corso allora stanno facendo le prove giù al teatro e allora ci stanno i SOS Petrosian che devono lasciare libero, non posso dire una che cosa allora dicono va bene così, allora rispondono spero proprio di no ok sì, insomma tutte tu, queste ogni tutti diciamo, quanti siamo tutti messi posto di avere la radiolina almeno esatto. La sì siamo tutti a corrente minuto per minuto. Quindi, grande quante, lavoro quante edizioni hai seguito? Una decina. Hai visto una progressione, un miglioramento? Decisamente, sì. Ma c'è stato un miglioramento di volta in volta. Prima il teatro era forse il più piccolo, ma il più caratteristico di San Marino, poi si è andato a uno intermedio, a un altro ancora più grande, e adesso siamo nel teatro più grande di San Marino da quando sono io qua, quindi una decina d'anni. Penso sia il teatro più grande. Nonostante mesi. Diciamo, questo teatro più grande per la Repubblica di San Marino non si può sperare di meglio. Sì. Questo centro congressi è strepitoso. È bello, molto moderno. Stranamente il wifi prende ovunque. Questo è una cosa. Sì, è vero. Una cosa che non è mai successa. Che si chiama Cursal. Cursal è... Che è lo stesso dove nel FISM che abbiamo vinto noi il Grand Prix nel 1952, Dennis Moroso, il locale si chiama Cursal. Aldo ha scritto un libro sulla storia del FISM e quindi se qualcuno ha una... curioso, vuole sapere qualcosa sul FISM, lo contatti che sicuramente avrà piacere. Parentesi, hai proiettato un film appunto di Dennis Moroso di cui hai parlato. Ho fatto vedere una curiosità. E, perché questi video non si riescono a trovare in rete? Perché non si riescono a trovare un sacco di video? Ti contatta della gente e ti dice te lo faccio vedere solo a te, non lo fare. Ma perché vedere... comunque un tesoro, no? Anche perché cioè, ha fatto due effetti comunque che sono molto belli, anche facilmente replicabili con oggetti che abbiamo tutti a casa, perché quello lì ce l'abbiamo tutti a casa. Mi astengo dal commentare. No, nel senso che è sempre il solito vecchio discorso della condivisione. Esatto. Allora, condividiamo molte più cagate di cose belle. È un discorso delicato. Un discorso delicato, potremmo stare qua a parlarne per ora. Però voglio dire, anche secondo me, magari sarebbe bello. Anche per un discorso di amore nei confronti dell'artista, della progressione. Tanto voglio dire, poi ci si mettono i crediti, questo tipo di ostracismo, questo tipo di massoneria magica non ha più senso e mi fa anche un po', come dire, tenerezza da un certo punto di vista, anche perché comunque i metodi è tutto sputtanato su internet, sul web, anche per quanto riguarda proprio le metodologie. Degli effetti, allora il bravo performer deve utilizzare degli strumenti diversi poi perché non venga scoperto il trucco o comunque il sistema. Sì, ma è fondamentalmente quello che ha anche detto Walter Rolfo nella sua conferenza di prima, di cercare di sono cambiati i tempi, non siamo nel 1953.
Sono cambiati i tempi ed è giusto, secondo me, visto che oggi abbiamo dei grandi strumenti tecnologici che ci danno la possibilità comunque di preservare anche dei... Sì. Per esempio c'è questo sito Magicana che contiene dei filmati. David Bain, esatto. Sì. Cioè, io ho visto dei filmati, delle esibizioni. Qualcuno l'ho rubato, anche io l'ho ripubblicato. Tra Johnny Thompson, sì. Charlie Miller, cioè personaggi che io adoro, che ho adorato fin da ragazzino e che ho avuto la possibilità di vedere per la prima volta eseguire un certo tipo di rutti, perché io il 70% dei filmati che c'erano lì sopra io non li avevo mai visti personalmente. Sì. Quindi per me è stata una gioia. Viene tutto da un archivio di una trasmissione che si chiamava Magic Palace. Sì, esatto, io non ho mai avuto la possibilità. Prima qualcuno in realtà l'avevo già visto su qualche vecchia VHS così per vie traverse, però per me è stata una gioia indescrivibile quando ho visto certi performer che ma erano... ripeto, appunto, vedere quel video di Dennis Moroso, vedere un effetto così semplice, comunque proporre un close up in un ambiente di cabaret, no? Perché poi era esatto, no, ma è questo, cioè ovvero il preservare l'arte di questo grande personaggio come tanti altri, invece di tenerlo in un cassetto. È quello che ha fatto lui, appunto, andando a raccogliere documenti. Come è nata questo libro e quali ci sono stati degli aneddoti nella creazione del libro? Diciamo anzitutto che tutti questi grandi collezionisti stanno morendo. È una cosa strana, cioè nel senso che tutti questi che sono gelosissimi di tutte queste copie, queste cose, muoiono e le cose muoiono con loro, cioè esatto, non lasciano più traccia. Io per fare questa ricerca sono andato, prima grazie anche al progetto Moroso sono riuscito a procurarmi un sacco di materiale, mancavano alcune cose e allora sono andato alla fonte, sono andato da Eric Ashwin in Olanda, che è stata una persona veramente gentile con me. Che è stato uno dei primi, il primo presidente del FISM? No, è stato il presidente del FISM dal 2000 in poi. E lui mi ha detto, io tutto quello che ti posso dare te lo do. Ho qualche cosa di Maurice Pierre, che è stato il presidente dal 79 al 2000, ma prima, che sarebbe il periodo di Vermeiden e il periodo precedente a Vermeiden, non c'ho niente, perché c'è uno che non dà nulla. Ce l'ha lui, sta male tra l'altro, ed è gelosissimo delle cose. Quindi tutta la memoria del FISM, io non sono riuscito ad andare al di là del 1988, fino al 1988 si ha praticamente quasi tutto, dal 1988 in poi. Prima, già dall'85 c'è pochissimo e poi il resto... Si perde. Cioè Magic Christian, che ha un sacco di materiale del FISM del 76, ricordo quello dove Aldo Colombini ha vinto il secondo... Con i Bussolotti. E lui c'ha il filmato di Aldo Colombini che fa. E gli ho detto: senti, ma se vengo, siccome ci sarà il prossimo incontro degli storici della magia, si farà a Vienna, che lo organizza lui. Ho detto: ma perché non facciamo una cosa su Aldo Colombini? E così lo facciamo conoscere, lo facciamo ricordare a tutti. E portiamo anche quel materiale lì. E lui ha detto di sì, quindi tra il dire e il fare. Cioè, no, beh, però già insomma è un passo avanti. Il fatto di dire no, non ti do niente. Anche perché vuol dire una routine straordinaria. Sì. Merita di essere fatta conoscere anche alle nuove generazioni, chi non ha avuto la possibilità magari di vederla. È veramente straordinario. Io poi da fan, da appassionato di Bussolotti, di Aldo certamente. Aldo, voglio dire, ho avuto il piacere enorme di incontrarlo più volte, ma un grandissimo affetto per Aldo, è una grande perdita per il mondo magico. Dicevamo all'inizio c'è stata la conferenza di Walter Rolfo, poi la conferenza molto interessante di Gianni Mattiolo, che gli ho già fatto mille complimenti, ma tu non c'eri, ma tu l'hai vista. Non c'ero per colpa tua. Allora, diciamo, Gianni ha fatto una conferenza bellissima, purtroppo ha dovuto improvvisare un po' perché io ero alla parte tecnica. Ah, ma no, ci sono stati dei problemi tecnici, ma non ha improvvisato. Però è stato bravissimo. Ci sono stati degli intoppi, un aggiornamento non desiderato. Penso che Gianni sappia improvvisare. Ha un'esperienza, si vede che ha un'esperienza galattica e ha avuto la pazienza comunque di fare dei piccoli modellini di alcune illusioni e ha recuperato dei video, cos'era, nel 95-96, dove si vedeva
il dietro delle grandi illusioni che faceva, no? E quindi sì, ne vedevi il funzionamento, spiegava le scelte tecniche, ed è stata diversa dal solito vedere la conferenza sulla magia da scena, sì, piuttosto che sul close up. Era una cosa che sinceramente io nel mondo della magia sono ritornato nel 2010, qualcosa del genere, e non avevo mai visto una conferenza così, e quindi mi è piaciuto, l'ho trovato molto divertente. Oggi invece c'è lui, questo tipaccio qua, tra poco, adesso pochissimo. Siamo qua... Sì, 38? Tra vabbè, un'ora e venti, tocca a lui, Matteo. Nervoso. Filippini. Sì, la seconda volta, 2 anni consecutivi a San Marino. Purtroppo non sto bene per colpa di Pancotti, perché mi ha attaccato purtroppo tutti i virus e le cose che addosso, infatti lo potete vedere per rimarcare il elegante, tra l'altro, questo inserto. No, e ecco, sono molto contento quest'anno di, prima di tutto, di essere tornato a San Marino, perché è un congresso che ritengo straordinario, al di là della valenza artistica comunque delle proposte che ci sono, anche per la, come dire, per l'atmosfera familiare, per, meravigliosamente rilassata, che c'è, no? E quest'anno presento una conferenza particolare, nel senso che è il mio modo per ricordare Bob Cassidy a un anno dalla, più o meno poco più di un anno dalla scomparsa, perché ritengo Bob Cassidy un personaggio straordinario, che ha lasciato un'eredità straordinaria dal punto di vista del pensiero magico, nello specifico del mentalismo, ma non solo, perché poi in realtà, se un prestigiatore si leggesse tante cose di Cassidy, a parte il fatto che Cassidy era un grandissimo, cioè lui è nato come prestigiatore, era un grandissimo amante e cultore della prestigiazione, era uno che faceva il back palm, cioè voglio dire, sì, sì, magia classica. Nel senso, ha studiato, è partito studiando veramente le basi della magia seriamente, e poi dopo ha iniziato a fare mentalismo ed è diventato una sorta di piccolo Vernon, secondo me, del mentalismo, nel senso che è stato geniale per tantissime cose che ci ha lasciato. Di almeno di 10-15 anni avanti, insomma. Sì, voglio dire, oggi si parla tanto di mentalismo e PNL, no? Per esempio, io tra le altre cose, tra le varie cose che sto facendo, sto traducendo in italiano alcuni libri, ho preso i diritti per... Dopo magari sotto metto anche tutti i link al suo sito. E il terzo libro che uscirà per questa serie sarà The Art of Mentalism, che non è da confondere col mentalismo artistico di Bob Cassidy, che è già stato tradotto dalla Porta Magica, il primo volume, perché in realtà sono due. The Art of Mentalism è uscito nel 1982. C'è una sezione in cui Cassidy, nell'82, ma in realtà nell'82 è stato pubblicato questo materiale, che è stato concepito, esatto, e scritto, creato a fine anni 70, in cui c'è una miscela di PNL e mentalismo. Quindi 82, periodo Geller, cioè sì, subito dopo, però voglio dire, era veramente avanti, e adesso non mi ricordo chi, però c'è stato un altro mentalista che ha detto: di solito quando parla Bob Cassidy gli altri mentalisti ascoltano, proprio perché comunque era un genio. Adesso non ricordo di chi è questa, magari la mettiamo sotto, poi ti faccio sapere di chi è. Proprio perché era un genio ed era una persona oltretutto estremamente generosa. Quando tu avevi un problema, cioè, ovvero io... Tu l'hai contattato? Io non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, però ci siamo scritti parecchio e gli ho chiesto anche un sacco di cose su degli effetti di Jinx. Cosa ne pensi di questo? Cosa ne pensi dell'altro? Lui, ho ancora tutte le email, mi piacerebbe magari un giorno metterle come appendice a un libro, perché penso che, insomma, non avrebbe problemi Bob. Dove, ad esempio, una volta gli ho detto di un problema che ho avuto nella performance di uno dei suoi classici, Name and Place. Gli ho detto: ma sei così, ma ha scritto tipo 5-6 mail papiro, cioè proprio con un sacco di, cioè un mini ebook. aveva questa grande generosità. La Name and Place. Se voi, che bello, se vi capitasse di andare ad esempio su Magic Cafe, il forum, ci sono centinaia e centinaia e centinaia di post di Bob Cassidy quando era ancora in vita. Allora, in molti tante cose si ripetono, perché magari rispondendo a delle risposte di novizi dice sempre più o meno le stesse cose, ma poi comunque uno ha una sua cifra stilistica, esatto, che lo porta avanti. Però
tra le centinaia e centinaia e centinaia di posti si possono trovare delle vere e proprie perle, cioè un libro di mentalismo nascosto in Magic Café. È stato un grande personaggio, questo è il mio piccolo modo per tributare la sua opera, nonostante per motivi come dire, sia temporali, perché comunque la conferenza deve essere contenuta, certo. Non è un workshop di 6 ore in cui si può grattare la punta dell'iceberg, ma un attimino più approfonditamente. Quindi sarà il mio piccolo tributo, è il mio piccolo tributo che voglio nel mio piccolissimo portare avanti, perché ritengo che sia un personaggio da preservare. Perché il rischio cos'è? Il rischio è che poi questi personaggi si dimentichino. Si perdano. Si perdano, anche perché purtroppo il mentalismo è molto di moda. E come una moda viene, una moda va. Una moda viene, una moda va, ma poi soprattutto nel mentalismo c'è più o meno la stessa approssimazione, dal mio punto di vista, che c'è anche nella prestigiazione, ovvero si conosce pochissimo la storia. I prestigiatori, al contrario, che ne so, dei pittori, dei musicisti o di altre forme d'arte, non conoscono la propria storia, per quello che ci sono personaggi straordinari come Aldo che cercano. No, è vero, non è per piaggeria, è così. Cioè, dicevo appunto che purtroppo uno dei grossi problemi della magia, del mentalismo, è il fatto di della poca cultura e della poca preparazione culturale da parte degli addetti ai lavori. Io non mi sto riferendo solamente al ragazzino. Secondo me non è neanche una questione di preparazione, ma è di curiosità, perché sì, proprio non c'è neanche la voglia. Tu ti immagineresti mai un musicista classico che suona in un'orchestra, non so, anche un secondo violino di un'orchestra, così, che non conosca, che ne so, ma non sto parlando dei più grandi come Mozart o Beethoven. Sì, sì. Cioè, questa è gente che conosce anche l'autorucolo strano svizzero che ha scritto mezza cosa. Cioè, parentesi, a Torino c'è mi sembra proprio il Teatro Regio o qualcosa, l'orchestra suona, non dice il programma e vanno a cercare dei pezzi poco conosciuti, delle cose conosciute, certo, e le ripropongono proprio per proporre queste cose qua, certo, no, al pubblico. Certo, no? Certo. Per quello poi dopo succedono queste cose, riallacciandomi al discorso di prima, ovvero Cassidy scrive 35 anni fa, se non di più, di PNL e mentalismo unite insieme in un effetto particolare, e oggi sembra che sia arrivata, abbiano scoperto l'acqua calda. C'è altrimenti quel famoso effetto su Jinx, mi sembra, quello delle sagome, che poi è stato riproposto tanti anni dopo. The Phantom Artist. Esatto. Sì. Voglio dire, se Aldo è un altro grande estimatore di Jinx, come lo sono io ho fatto un periodo della mia vita in cui tutte le sere prima di andare a letto, o tutte le mattine prima di andare a letto, mi obbligavo a leggere un effetto di Jinx, cioè dicevo, aprivo a caso e leggevo un effetto di Jinx, e tante volte trovi delle perle. Poi ho riempito quaderni di appunti. Io sono convinto che se l'anno prossimo dovessi dire produco tre, che ne so, anche cose con dei gimmick, delle cose, tre effetti nuovi che arrivano da lì, alcuni probabilmente urlerebbero al miracolo, nel senso che direbbero, oh mio Dio, e magari è roba di 60 anni fa. È anche difficile riuscire a leggere tutto. Con The Phantom Artist, un artista Richard... No, certo, è difficile, però voglio dire, ci sono delle... Io adesso non dico di prendere... A parte il fatto che oggi con $15 ti compri Jinx in edizione digitale. Aspetta, c'è gratuito, mi sembra di averlo visto sul tuo sito. Cioè, Tomatis l'ha messo nella biblioteca universale. Bene, per l'amor di Dio, io ho detto €15 perché su Library. Mettiamo anche il link sotto la Biblioteca del Popolo e su Library. Adesso quello di Tomatis non so se sia indicizzato o meno. No, non è indicizzato. Ecco, sì. Quello che io l'ho comprato, cioè, ragazzi, comunque si parla di migliaia di pagine con magia, sì, spesso di altissimo livello. Ma io ho preso The Trapdoor di Steve Pink. Ah sì, è vero, interessante, è una bellissima rivista, cioè già siamo molto più avanti, ma semplicemente anche metterti in gioco artisticamente, ovvero dire, prendo questo principio che mi piace del 38, per dire una stupidaggine, e cerco di portarlo ai giorni nostri con una presentazione magari diversa che corrisponda comunque al tuo personaggio, eccetera eccetera. È vero, tu dici giustamente, non si può leggere tutto, però ci sono delle cose che non si possono non sapere. Cioè, certo, uno che fa mentalismo e gli chiedi, ma
e sto parlando di un professionista di cui non farò il nome, molto... Ma no, se parli di professionismo, secondo me hai ragione tu, devi avere una certa conoscenza. Ragazzi, io sto parlando di una persona blasonata nell'ambiente del mentalismo, a cui chiedo io di Hahnemann, ma no, penso di non aver mai letto niente di Hahnemann. Cioè, poi lo leggi per curiosità. Per allora, poi alla fine della fiera, come si suol dire, i numeri danno ragione a lui, perché è uno che lavora, è uno che ha successo, eccetera. Però cioè, poi cioè, io la trovo scandalosa sta cosa, cioè, io suono la chitarra elettrica, cioè, se vado da un altro chitarrista elettrico che fa rock e chiedo ma Jimmy Page, no ma ho ascoltato un paio di pezzi ma così una volta perché la mia ragazza me li ha fatti, cioè non esiste questa cosa, è ovvio non saprai suonare ogni cosa di Jimmy Page, però che miseria, cioè a livello stilistico, a livello di ma anche semplicemente assorbire il fascino del personaggio. Io sono convinto che tante volte un mago ci piace, un mentalista ci piace, perché Bob Cassidy io per esempio lo adoravo, ci sono mentalisti che dicono oh mio Dio che schifo, senza denti, secondo me da un certo punto di vista anche quando era già magari malato così, con i capelli, con i denti, forse boh, era ancora più affascinante, più credibile, perché sembrava questo vecchio guru, no? Sì, che... sì. Quindi boh, non lo so, io sono convinto che andrebbe riscoperta la curiosità, la voglia e la gioia di riscoprire il passato da cui proveniamo. Posso dire una cosa? Sai cosa no. mi veniva in mente quando parlavi? La Land è un film bellissimo. Ha vinto l'Oscar l'altro anno. Sì, ha vinto diversi Oscar, non quello anche della... Anche ne parlavamo, no? Sì. C'è a un certo punto una scena dove lei dice a lui, è una storia tra un'attrice e un pianista che vogliono, e lei dice a lui io non amo il jazz, lui rimane bloccato, dice no aspetta vieni con me, lo porta in un locale storico, lo porta lì, gli fa vedere il jazz e dice guarda tu il jazz non lo devi sentire nell'ascensore mentre lo devi guardare, devi vedere quello che sta partendo, sta improvvisando, cambia tutto il pezzo, certo. Adesso parte il chitarrista, vedi il chitarrista come va e poi parte il trombettista. E non è un modo per rilassarsi, devi sentire l'odore, devi sentire il battito del tuo cuore che va in sintonia con quello del musicista. Tutto questo si perde. Abbiamo cinque sensi, non ne abbiamo uno solo, no? Quindi io penso che ogni forma d'arte, che sia la musica, che sia la magia, che sia la pittura, in qualche modo vada a stimolare tutti e cinque i sensi. Perché comunque se tu sei... Facciamo l'esempio più banale, se stai mangiando, stai per mangiare in un ristorante, un piatto, cioè l'olfatto, il gusto, la vita, cioè sì, ogni tutto, senso, sì. No? Anzi, certi piatti sembrano più buoni, c'era proprio uno studio con le patatine più croccanti, sì, sembrano più buone, certi colori il cibo sembra più buono. Adesso mi è venuto in mente, dopo quello che ha detto Aldo, quando sono stato a New York, questi locali, no, fumosi, con questo profumo anche un po' di muffa, così con questi magari tre musicisti di colore sul palco che stanno gemmando, improvvisando, cioè... Tutto il contesto rende speciale quel momento, no? E lo stesso, secondo me, dovrebbe essere... È per quello che, appunto, tornando al discorso di ieri sera, tante cose sembravano un po' campate per aria. Ho visto alcune esibizioni in cui mi sembra... Cioè, ho avvertito questa sensazione, come dire, ho questo attrezzo e ce lo devo buttare dentro per forza, ma senza un motivo ben preciso. Mentre invece, a volte, appunto, locale fumoso... Una bella comunque donna sì, da sola sì. Che sta bevendo un drink, magari gliene offre un altro, guardi il concerto insieme. Cioè, tutto il contesto, quindi anche i numeri di magia dovrebbero avere tutta una loro contestualizzazione sì. Che tante volte purtroppo manca. Sì, perché alcune idee che si sono viste ieri, alcuni numeri, adesso mi sfuggono i nomi. No, non vuoi fare i nomi. Non voglio fare i nomi. Però se fossero stati, appunto, come hai detto tu, un pochino più... chiusi, un pochino più allora, più vissuti, più intimi. Allora, l'ultimo numero, Nicolò Fontana, sì. Che io non conosco, cioè io non devo sponsorizzare, cioè nel senso non so chi sia. L'ultimo numero, ieri ho avuto un totale distaccamento, scusami, non distaccamento. Di belief, lì, di suspension. Sì, la sospensione dell'incredulità. Io ho avuto una totale, cioè mi sentivo un bambino al cinema. Sì. Era una cosa paradossale, cioè nel senso era una cosa inesistente, era una cosa, voglio dire, ovviamente reale, ma era tutto, sembrava che tutto sì, sì, la cura dei particolari, degli scambi, no? E mi
mi ha emozionato, mi ha spaventato, mi ha completamente coinvolto e risucchiato nel numero, no? E io lo ripeto ancora una volta, io non sono un amante di quel tipo di magia, eppure probabilmente come la ragazza che non ama il jazz, mi sono trovato a vedere una cosa che magari non amo particolarmente. Si sentiva l'odore del, non dico del sudore, ma della fatica, dello studio, del ricercare. Però quando c'è un punto in cui lui ha freddo, cioè avevi freddo anche tu, no? Sì. Non so come, era veramente coinvolgente, era veramente, e quella secondo me è grande magia. E io sono convinto che pur giovanissimo questo ragazzo, ma sarei pronto a scommetterci, è una persona che ha di sicuro studiato tanto anche a livello culturale, perché ok, può essere seguito magari anche da un altro grande performer che ti fa da consulente, ma si vede che è uno che ha assorbito tanto teatro, ha assorbito tante esibizioni di altri performer. Il circolo comunque Amici della Magia Torino fa tanti corsi teatro, dizione, certo. È strutturato benissimo, poi con la nuova sede hanno ancora più spazi, fanno ancora più cose. Aldo, io chiuderei qualcosa ancora sul... dato che poi comunque questa cosa qua la passiamo al Mago Gabriel che la visioni. Sì, esatto. E qualcosa, chiudiamo un po' sul festival, hai qualcosa da raccontarci? Allora, in questo momento la Locremona sta provando la sua scaletta. Giù in Dogana. In Dogana, al teatro. Quindi. Ci sono diverse conferenze, ci sono diverse idee interessanti secondo me. A me Gabriel mi ha chiesto di seguire i conferenzieri ed è bellissimo, devo essere sincero, cioè fare in modo che funzioni un reparto del congresso. Mi piace da morire. Sì, poi è, come ha detto prima Matteo, un ambiente molto familiare. Sì, e secondo me questo fa. Io non sono tanti congressi che giro per l'Italia, però qua ho visto tanta gente che ho visto giù a Pescara, quindi comunque secondo me se giri un po' i congressi alla fine poi sì, bene, è una famiglia, certo, non è... Tra l'altro... Ah, un paio di cose le devo dire. Volevo dire a proposito di te una cosa importante, che l'anno scorso Aldo, quest'anno segue le conferenze, ci aiuta, ci dà una mano. Ma l'anno scorso Aldo ha fatto qualcosa di assolutamente unico nel suo genere, in cui sono stato tra l'altro coinvolto anch'io per una piccola cosa. Ha riunito vari storici della prestigiazione e ha fatto praticamente una conferenza dedicata alla storia della magia dal Big Ben fino ai giorni nostri. È una cosa molto pesante, cioè voglio dire, non semplice, quindi è abbastanza pazzo da fare questo tipo di cose. E abbiamo avuto tra l'altro Pustella in collegamento da Londra sì. Che ha parlato di dal 1900. La cosa interessante è che chiedo un budget per questo e Gabriel dice: ma un budget però non ce l'abbiamo, Aldo, come si fa? Ma faccio un giro di telefonate e vediamo se si può fare lo stesso. Matteo, non è che ti andrebbe di darci una mano in questo? Certo. Micheli, non è che ci dai una mano su questa cosa qui? Non c'è budget. Poi chiamiamo anche a Riccardo. Lampini. Riccardo, fai da cadavere, mettiamo sotto anche quello. Riccardo, ci dai una mano per realizzare questa cosa? Ci parli dal 1400, dal 1500 al 1600 che cosa è successo? Poi andiamo ad Andrea Baioni, diciamo: Andrea, non è che tu ne vai, tu che sei un giudice FISB, di dirci quello come sta evolvendo la magia fino a... E poi chiediamo a Gianfranco Prevelino di dirci qualche cosa sui bari, sì, l'evoluzione dei bari, dei giochi d'azzardo. E tutti dicono di sì, non ci abbiamo budget, non ce ne importa niente, il progetto ci piace, facciamolo. È merito suo. Non facciamo i ruffiani, però una persona squisita. Pensate che io fra poco devo fare la conferenza e non mi vengono le parole, è gravissima questa cosa. Volevo dire un progetto assolutamente ambizioso, perché è solo un pazzo può dire faccio, condenso in una conferenza di un paio di ore la storia della magia dal Big Ben. Ad oggi, cioè. Ma eppure, quindi anche i dinosauri facevano. Sì, magia italiana. Esatto, ecco, magia italiana, mi sono dimenticato di dire. Lo vedo il T-Rex. No, però ci sono le pitture rupestri che avevo fatto. Sì. Lui è partito, poi è arrivato dal Cifrone con la prima routine di Bussolotti descritta, che intanto che lui la raccontava, io l'ho fatta. Cioè, è stato molto divertente. Quindi abbiamo bisogno di persone come Aldo. Mi ricordo che dicevo. Soprattutto quando pagano da bere. Esatto.
Mi ricordo che l'ho detto, ha detto, è descritta la... C'è chi ha scritto la routine di, la prima routine di Bussolotti di così a memoria, ma perché recitarvela se abbiamo qua un grande... uno che li fa. Un grosso Bussolottaro, grosso. Una cosa che non è stata pubblicizzata un granché, penso, per stasera. Non ci saranno un paio di artisti, ma ce ne saranno altri due. Sì. È venuto Pilù, che è il vincitore del FISM del 2006, che sostituirà un ragazzo sloveno che doveva fare le colombe, ma che purtroppo si è fatto male, si è ustionato e non poteva essere qui. E Borsalino purtroppo neanche... Ah, non c'è Rocco. Non c'è Rocco perché è caduto... Infatti non l'avevo ancora visto. Da Matteo Cucchi, che farà un numero parlato, quindi sono curioso, non sarà il classico numero che fa dei ferri di cavallo, ma parlato. Una cosa diversa. Luca Bono parla, Luca Bono parla, è pure bravo. È pure bravo. Va bene, ok. Ok, grazie mille di tutto. Ci siamo? Grazie. Va bene, grazie. Ciao. Ciao. Guarda che stai morendo dissanguato. Cosa succede? Non so, ti volevo dire.